regia fa partire il collegamento, andiamo subito all'Ex News di Cinzia Poli. Buongiorno, grazie. Per la linea, grazie. Allora oggi abbiamo le Friday News, notizie dimissionarie. Per il presidente della Fiat, John Elkann, ci vogliono più donne per cambiare questo paese. Ancora cambiare? Mettiamogli un pannolone. L'imprenditore Guido Barilla, nei suoi spot, preferisce vedere famiglie tradizionali. Sarà, ma Banderas non è convincente come mugnaio etero, io ve lo dico. Hillary Clinton ha cambiato look in vista della sua possibile candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Ieri sera ha sfoggiato un caschetto corto e deciso, poi è scesa dal ring. E poi, nel caso, tutti i parlamentari del PDL decadranno il 4 ottobre. No, sei fuori. Dove sono fuori? Adò, no, di qua. Eccoci qua. Perfetto. No, di qui. No, così è giusto. Nel caso, tutti i parlamentari del PDL decadranno il 4 ottobre, come Berlusconi. Deve essere una partita difettosa. Friday News, il bello della settimana è che finisce. E allora, a voi la linea. Grazie, riprendiamo la linea da Milano.